Cari amici, c'è un proverbio che dice: impara l'arte e mettila da parte. E noi, ecco, stiamo proprio alla seconda puntata di questo breve incontro del sabato e ci troviamo un po' in difficoltà per il tempo, perché il tempo non è propizio per una registrazione nell'orto, e quindi noi siamo ricorsi a queste immagini che abbiamo registrato quest'estate proprio sempre nel nostro orto del convento, e oggi vi proponiamo, ecco, queste magnifiche immagini del basilico. Sono le piante che sono cresciute, abbiamo messo a dimora e sono cresciute nel nostro orto. E perché vi proponiamo anche queste immagini? Perché il basilico, oltre poi tutto quello che vi diremo, lo possiamo anche raccogliere, farlo essiccare e usarlo anche durante questi mesi invernali, nei quali non possiamo produrre granché di basilico. Siamo venuti questa mattina con il nostro bravo cineoperatore Saverio Pio di Cosmo e siamo venuti qui nell'orto del nostro convento di San Giovanni Rotondo, proprio dietro la chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ci ricordiamo, questo ambiente è stato donato, questo terreno è stato donato da un certo Orazio Landi, è uno spazio dell'orto del convento che del 1500, diciamo, è stato sempre al servizio dei frati, e ogni tanto questo spazio viene anche rimesso su con la volontà e il desiderio dei frati che vivono in questo convento per coltivare. Sappiamo bene, ci sono tante verdure dell'orto, ci sono anche tante spezie. Ecco, questa mattina noi siamo qui e vogliamo mostrarvi questo magnifico basilico che sappiamo bene è uno dei re della cucina. Il basilico ha diverse specie, questo con foglie più piccole, e poi vedremo anche delle piante con le foglie molto molto più grandi. Penso che tutti quanti conosciamo questa erba, questa pianta, ed è come è usata, insomma, nelle nostre cucine. Soprattutto, ecco, la cosa più particolare, o se vogliamo la ricetta che pensiamo subito accanto al basilico, è il pesto genovese, no? Fatto con il basilico, le foglie di basilico, come anche con pinoli, aglio e olio extravergine di ulivo. Quindi è qualche cosa di gustoso, ma anche pieno di vitamine, di tanti aspetti buoni per la nostra salute. Ma ci ricordiamo che il basilico diciamo si può consumare anche ancora crudo, sopra per esempio le mozzarelle, sopra i pomodori, sopra i fagiolini lessati, in tante ricette, tanti piatti. E si può poi, da sempre, è stato usato per insaporire i nostri sughi, no? Le nostre mamme, le nostre nonne hanno usato sempre questo, il basilico, che tenevano, anche se non avevano dei grandi orti, tenevano nei vasi vicino alla cucina o sul balcone o anche dentro la cucina, lo custodivano e poi lo usavano per tante pietanze. E penso, poi vedremo anche, ecco, le ottime qualità che ha questa pianta, e credo, come dicevo, non ha bisogno di molto spazio, si può coltivare benissimo in vasi e si può mettere benissimo sui balconi, anche perché diciamo che tra le qualità che ha è anche repellente anche per tanti insetti, e quindi ci fa bene al fisico, ma fa bene anche all'ambiente. Allora lo vogliamo custodire e vogliamo usarne quanto più è possibile per la nostra cucina. E lodiamo il Signore per tutto il bene che ci dona.